Ciao, mi chiamo Martina e dal Monastero du Geronimus ti presentiamo il Minuto GMG di questa settimana. Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1983, il Monastero du Geronimus celebra il ritorno dall'India di Vasco da Gama, primo navigatore europeo ad aver navigato direttamente fino all'India. La sua posizione è stata scelta perché proprio qui sorgeva la chiesa in cui Vasco da Gama e il suo equipaggio passarono del tempo in preghiera prima di intraprendere il loro viaggio. Ma tornando ai temi della GMG, come vi abbiamo già detto, il DAV è uno dei dipartimenti più grandi all'interno del COL. Nel suo lavoro con i volontari si occupa delle iscrizioni, di ricevere le candidature e di rinviarle alle aree corrispondenti. Ci sono volontari di lunga, media e corta durata. Questi ultimi rappresentano la maggior parte della grande equip che rende possibile la GMG. Finora si sono iscritti più di 10.000 volontari. Io sono volontaria e tu iscriviti subito. Siamo in cammino, ci vediamo ad agosto!